il pescatore e il genio. C'era una volta un pescatore poverissimo che guadagnava con grande fatica di che far vivere la moglie e i 3 figli. Andava a pesca ogni giorno, ma si era imposto la regola di gettare in acqua le reti soltanto 4 volte. Una mattina andò in riva al mare e le gettò. Mentre le tirava a sé, sentì che opponevano resistenza e se ne rallegrò, credendo di aver fatto un'ottima pesca. Quale non fu la sua delusione nell'accorgersi che invece dei pesci nelle sue reti c'era solo la carcassa di un asino. Dopo aver riparato i danni che la carcassa aveva provocato, gettò nuovamente in acqua le stesse reti. Ritirandole, avvertì una resistenza ancora più forte della prima volta. Ma fu di nuovo deluso, perché trovò solo una cesta piena di melma. Lavò le reti sporche e le gettò per la terza volta. Ma quando le tirò a riva, vide solo sassi e conchiglie. Lanciò allora le reti per l'ultima volta. Quando pensò che si fossero ormai riempite di pesci, le tirò a riva. Di pesci non ce n'era neanche l'ombra, ma al loro posto trovò un pesante vaso giallo di rame con un coperchio di piombo. «Lo venderò», disse tutto allegro tra sé, «e con il denaro ricavato mi comprerò un po' di grano». Gli venne però in mente che il contenuto del vaso potesse essere prezioso, perciò lo scosse per vedere se faceva rumore. Poiché non aveva udito niente, decise di guardare all'interno. Prese un coltello e aprì il coperchio con una certa fatica. Poi rovesciò il vaso delicatamente per farne cadere il contenuto, ma, con sua grande meraviglia, non uscì nulla. Aveva appena posato il vaso ai suoi piedi, quando dall'interno si sprigionò un denso fumo che lo costrinse ad indietreggiare di 2 o 3 passi. Il fumo si levò in alto fino alle nubi e quando fu uscito del tutto dal vaso si raccolse per formare il corpo solido di un genio, così smisuratamente grande che il pescatore provò l'impulso di fuggire. Ma era così terrorizzato che non riuscì a muoversi. «Ti chiedo perdono, re Salomone!» esclamò il genio. «Non mi opporrò mai più alla tua volontà!» Udite queste parole del genio, il pescatore si rassicurò un poco e gli disse: «Ma che dici? Sono più di 1800 anni che re Salomone è morto. Raccontami piuttosto la tua storia. Dimmi perché eri rinchiuso in quel vaso.» «Parlami più cortesemente», rispose il genio, «se non vuoi che ti uccida.» «E perché dovresti uccidermi?» disse il pescatore. «Ti ho appena restituito la libertà. L'hai forse dimenticato?» «Lo so bene», disse il genio, «ma questo non mi impedirà di ucciderti.» «È così che vuoi ricompensarmi del bene che ti ho fatto?» «Non posso fare altrimenti, e per convincerti ti racconterò la mia storia. Sono uno spirito ribelle che si è opposto alla volontà di Dio. Tutti gli altri geni si sono sottomessi a Salomone, ma io mi sono rifiutato. Quel potente re allora mi ha fatto catturare e siccome non ho voluto prestargli giuramento di fedeltà, mi ha rinchiuso in questo vaso e poi mi ha gettato in mare. Durante il primo secolo di prigionia ho giurato che se qualcuno mi avesse liberato, lo avrei reso ricco. Durante il secondo secolo ho giurato di offrirgli tutti i tesori della terra.
Durante il terzo ho giurato di esaudire ogni giorno 3 suoi desideri. Ma i secoli passavano e io ero sempre prigioniero. Alla fine, furibondo di essere ancora rinchiuso in quel vaso, ho giurato che se qualcuno mi avesse liberato, lo avrei ucciso senza pietà, permettendogli tuttavia di scegliere come morire. Per questo ti toglierò la vita. Dimmi soltanto quale morte preferisci. Nel sentire quel discorso, il pescatore si disperò. Disgraziato che sono ad aver fatto un favore ad un ingrato, esclamò. Risparmiami ed io ti risparmierà. Neanche per sogno, disse il genio. Dimmi soltanto in che modo vuoi morire. La necessità aguzza l'ingegno. Capendo di non avere scampo, il pescatore pensò ad uno stratagemma. La mia morte è ormai certa, disse. Perciò mi sottometto alla volontà di Dio. Prima di giustiziarmi, tuttavia, ti prego di rispondere a una domanda. Chiedi ciò che vuoi, disse il genio. Vorrei sapere se eri davvero rinchiuso in questo vaso. Oseresti giurarlo? Sì, riprese il genio. Giuro che ero lì dentro. Ma non riesco a crederci, ribatté il pescatore. Questo vaso non potrebbe contenere neanche uno dei tuoi piedi. Come saresti riuscito ad entrarci per intero? Eppure ero tutto lì dentro, così come mi vedi. No, non ti credo. A meno che non mi dimostri come questo sia possibile. Il corpo del genio cominciò a trasformarsi in fumo. E il fumo entrò nel vaso, finché fuori non ne restò più nulla. Il pescatore udì allora una voce provenire dall'interno. Ebbene, mi credi adesso? Invece di rispondere, il pescatore prese il coperchio di piombo e chiuse il vaso. Genio, gridò, ti ributterò in mare. Poi avvertirò tutti i pescatori che verranno a gettare le reti di non liberare un malvagio come te, che ha giurato di uccidere colui che gli ridarà la libertà. Nonostante tutti i suoi sforzi, il genio non riusciva a uscire dal vaso. Tentò quindi di restare calmo e disse con voce benevola: «Ti supplico, non fare ciò che hai detto, stavo solo scherzando». Apri il vaso e rendimi la libertà. Ti prometto che non lo rimpiangerai. Non sei che un traditore, disse l'uomo. Meriterei di morire se avessi l'imprudenza di fidarmi di te. Lasciandoti in questo vaso e ributtandoti in mare, ti renderò inoffensivo fino alla fine dei tuoi tempi. Pescatore, amico mio, ti scongiuro di non commettere un'azione tanto crudele. Se mi liberi, ti prometto di non farti alcun male e di renderti ricco. La speranza di uscire finalmente dalla miseria lasciò il pescatore disarmato. Potrei liberarti se giurassi sul nome di Dio che non mi torcerai un capello. Non oseresti venir meno ad un simile giuramento? Il genio giurò e il pescatore tolse il coperchio dal vaso. Il genio riprese la sua forma solida. Non appena si ritrovò libero, la prima cosa che fece fu gettare in mare il vaso. «Che cosa significa questo, genio?» esclamò il pescatore preoccupato. Oseresti tradire il tuo giuramento solenne? Il genio scoppiò a ridere. Volevo solo divertirmi un po' per vendicarmi della paura che mi hai messo. Non preoccuparti, manterrò la parola. Getta le tue reti e prendi i pesci. Il pescatore gettò le reti
e prese 4 pesci di 4 colori diversi, uno bianco, uno rosso, uno azzurro e uno giallo. Non aveva mai visto pesci tanto belli e si rallegrò pensando che ne avrebbe ricavato un buon guadagno. «Va a portare questi pesci al sultano», disse il genio. «Ti darà più denaro di quanto tu ne abbia mai visto in vita tua. Fa quel che ti dico, non te ne pentirai». Ciò detto, batté il piede al suolo, la terra si aprì e si richiuse dopo averlo inghiottito. Deciso a seguire i consigli del genio, il pescatore tornò in città e andò subito al palazzo del sultano per offrirgli i suoi pesci. Quando li vide, il sultano fu entusiasta. «Portali alla mia cuoca», disse al suo visir, «poiché immagino che saranno tanto buoni quanto belli. Dai anche 400 monete d'oro a questo pescatore». Il pescatore, che non aveva mai visto tanto oro tutto insieme, sulle prime credette di sognare. Ma sentendo tintinnare le monete sulla via del ritorno, capì che grazie al genio era finalmente uscito dalla miseria. Fece buon uso delle sue ricchezze e fu felice per il resto dei suoi giorni.